Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Maria De Filippi ha un fratello di nome Giuseppe De Filippi più grande di lei di 7 anni a cui è legatissima. Nonostante la differenza di età, la conduttrice di Uomini e Donne ha dichiarato che tra di loro c'è un rapporto bellissimo e rappresenta una delle persone più importanti della sua vita. Entrambi sono nati a Milano e hanno vissuto la loro infanzia a Mornicolasana. Maria ha spiegato in una recente intervista che hanno sempre avuto diversi caratteri. Giuseppe, a differenza sua, è sempre stato bravo a scuola. Ma chi è Giuseppe e cosa fa nella vita? Come mai il fratello arrivò al punto di spararle un colpo in testa? Più volte, Maria De Filippi ha dichiarato che ha sempre cercato di imitare Giuseppe in tutto. Per lei è un mito, anche la sua stanza è sempre stata un paradiso, ha ammesso a che tempo che fa. E proprio ricordando quei tempi che ha raccontato un episodio che ha cambiato la vita a entrambi. Per me entrare in camera sua quando c'era lui era un sogno. Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare. Io l'ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c'era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato. La conduttrice ha poi continuato dicendo che ad oggi porta ancora un buco in fronte per quel pallino uscito dal fucile. Mi ha ferito, ma non è successo niente. Se mi prendeva l'occhio era grave. Insomma, una coppia alquanto complicata, ma che allo stesso tempo si è sempre amata. Adesso però lavorano insieme alla Fascino, la società di Maria, dove Giuseppe è l'amministratore delegato. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.